applauso per Luciano Mencaroli della Melania M&M, che va così a cogliere il suo secondo successo consecutivo dopo... Mi sono ripetuto, ho vinto l'anno scorso, ho vinto quest'anno, è un momento magico per me, ma non solo per me, anche per tutta la squadra, perché anche oggi abbiamo completato il podio anche oggi con Vladimiro D'Ascenzo, ma non solo, tutti gli altri componenti della squadra, anche se non eravamo al completo, ma si sono comportati in modo fantastico. Abbiamo avuto Fantini che è stato fondamentale nel richiudere il buco quando era fuori Lattanzi, e diciamo poi dopo a circa 40 km dall'arrivo ho visto che di dietro il mio compagno Vladimiro era controllatissimo da Andrea. Quindi non potevamo rischiare di arrivare in volata a portare uno veloce come D'Andrea, quindi ho provato di anticipare per vedere un po' come potevamo giocarsela facendo questa tattica così. Una bellissima vittoria, basta pensare che quando c'è stato l'attacco di Lattanzi subito dopo 17 km da corsa insieme a Jimmy, subito 2 minuti di vantaggio su questo gruppetto, non si pensava mai che Lattanzi cedesse, ma la giornata era troppo calda oggi, l'asfalto bolliva e in queste montagne del Teramano dietro è venuta fuori la forza di Mencaroni, ha visto anche la squadra, come ha detto lui, ha lavorato bene. Gattero Gazzoli, il GS Capodarco non è solo radioinformazioni, ma è bellezza con queste straordinarie miss ormai richiestissime. Eh sì, richiestissime, dai. Di Giovanni è stato grandissimo protagonista oggi di questa Gran Mondo di Teramo, gli ha dato ragione i corridori che sono venuti, una grande sicurezza per la strada, tutti bivi controllati, tante moto della sicurezza veramente, ha voluto anche le miss di Capodarco, mi fa veramente piacere, perché quando la gente ti dà fiducia Gaetano Gazzoli risponde. Gli ho fatto una bellissima radiocronaca, penso che anche Mencaroni, anche D'Ascenzo, anche D'Andrea al posto d'onore, anche Fantini, anche Riccioni se l'hanno meritata, anche tutti gli altri se l'hanno meritata. Fabrizio Pettiritoli, non solo la vittoria ma anche uno splendido secondo posto con Vladimiro D'Ascenzo. La Melania ha avuto un inizio di stagione difficile ma si sta rifacendo alla grande. Sì, per fortuna sì, perché l'ho detto anche l'altra volta, all'inizio di stagione abbiamo avuto un sacco di problemi fisici con i corridori e ancora li portiamo dietro. E adesso stanno fortunatamente, stanno pedalando tutti quanti, ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. E oggi era tutti per Vladimiro, però ecco, avendo tutti a ruota come solito, purtroppo bisogna cambiare il sistema di corsa. Però ha fatto secondo, va bene uguale, sembra un grande. E allora l'applauso per Luciano Mencaroli della Melania M&M, che va così a cogliere il suo secondo successo.